gente, buenos días, frate frate. Ma come hai visto, ho già impostato le indicazioni per TF Camper e c'erano due opzioni. Una è l'autostrada e sono 250 km, ma io la odio l'autostrada. Stranamente ho paura, frate, quando sto in autostrada, non so perché. Mi vengono tutte paranoie. Sto rettilineo, non so, mi ha sempre dato fastidio. Un po' come nella mia vita, credo. Comunque sono le 8.33 e ci metto un po' di più, ci metto tipo 3 ore. Però va bene perché comunque Fabio non c'è e che sta all'ospedale, che gli è nata la creatura stamattina. Auguri frate, anche te lo faccio anche in video, auguri frate. Niente frate, ho dormito una favola in questo posto. Sono andato a dormire alle 11 e stamattina alle 7 poi mi sono svegliato, ho fatto due storine su Instagram. Seguimi frate su Instagram, ma no, perché voglio che sai mi segui per avere più followers per te, dico, così vedi. Ci sei Singhi? Oh Singhi, vedo che hai sistemato meglio là, brava brava Singhini, bravissime. Allora qua c'è un sosta camper, si chiama Baia del Sole. Quando ero qua ad aprile, quando stavo qua con Singhina, sono entrato a vedere quanto costa e vogliono tipo 25 euro al giorno, però l'ho visto abbastanza pulito, comodo qua. Ma cosa mi stai facendo fare? Ma guarda, 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 a volte ti dico, ma perché adesso mi devi far girare a destra, poi di nuovo? Faccio da solo, che la conosco sta strada, capito? Vabbè dai, 1,84 di sti tempi, ci sta. Anche se la potrei trovare a 1,79, vabbè, metto 20 euro, dai. Oh, frate, io dovevo lavorare là. Vedi quel Santa Lucia, l'albergo? In teoria dovevo lavorare là. Allora ho cambiato idea, vado a fare la spesa da MD prima. Dovevo lavorare là, ma poi ho cambiato idea, sono andato in Sardegna, perché ovviamente in Sardegna pagano di più ed era un posto meglio di sta caffetteria. Tararara, MD a fare la spesa. Oh, bello così, vuoto, i parcheggi ci sono, non c'è sarà fila. Dai Singhi, aspettami qua, eh? Aspettami qui. Ma Singhi, cosa ci fai sopra le sabattine di Mia Bear? Allora, intanto non so perché mi sono portato la bici con me. Potevo lasciarla lì a Palermo. Oh frate, provo l'arancino. Provo l'arancino di MD al ragù, ok? Vabbè, l'odore tipo mi dà di mensa. C'è la mensa dove vai a mangiare, perlomeno quella di anni fa. Non è malvagio comunque. Com'è, ne ti piace? La ranzina di MD, piano, piano, rimorte acido, piano. That's a good girl. Brave. Mesa, mesa. Ma chi è la bassottina? Chi è la bassotte, bassotte? Chi è? Chi è la famosa bassotte? That's my good girl. Mesa, mesa. Una cosa che ho fatto di testa mia è usare l'aloe vera, il gel. Perché ho letto online che fa benissimo per i capelli. Ma loro in clinica non te lo dicono. Ti suggeriscono il Bepantenol Schiuma, che costa 19 euro la cosetta da 75 ml. Dopo aver comprato due di queste cose, ho deciso che l'aloe vera 9 euro 100 ml è una soluzione migliore e più naturale del Bepantenol. Infatti sta facendo secondo me un ottimo lavoro, e anche il fatto di toccare la testa, e secondo loro avrei dovuto tamponare fino a 40 giorni, tamponare, sciacquare un po', invece io già io vedi ci passo la mano per abituare la pelle subito a queste cose.
vediamo se ho fatto se sto facendo bene o sto facendo male. E questa è la stazione del treno di Cefalù. Guardate, c'è anche un parcheggio qua. Mi pare 5 euro al giorno per i camper. A te che piace, no? Pagare la sosta per il camper. Io guarda, nonostante adesso ho più soldi in tasca e potrei, vedi, pagare il parcheggio, potrei pagare l'acqua, no? Il carico, si possa non pagare, ovviamente non pago, che sono scemo. Non si può pagare, capito, ogni parcheggio, ogni cosa. Cioè io, ok, no. Allora si può, vedi, tu che vuoi pagare, paga. Ma io non ci penso proprio. E la cosa del gratis è sempre la soluzione migliore, ok? Se si può, perché no? Va bene, girerò a destra. Li faccio passare, sennò poracci, devono stare dietro a me a 30 all'ora. E quando ci arrivano? Dove devono arrivare? Per forza, io vado troppo piano. Ci metterò 6 ore per arrivare da Fabio. Ma non è un problema, anche perché oggi lui non mi può fare il lavoro, perché ovviamente gli è nata la creatura e già glielo ho detto, oh, dimenticami. Beh, fai finta che non ci sono, fai quello che devi fare, torna pure a casa fra 2 giorni, 3 giorni. Tanto ho tempo fino a sabato. Io sabato pomeriggio così, sabato no, sabato mattina. E poi ritorno a Palermo, e rilascio Singa dalla Dog Sitter e vado a fare l'altro viaggetto, capito? Che ti dicevo ieri. A te. Oh, dico un'altra cosa, no? Basta strada, di è il mare. Piano piano, a 30. Allora, sono le 10.05, arriverò, sì, per le 3, per le 4 da Fabio. Oppela. Comunque, frate, vedi, mentre stavo a lavorare, quando avevo così dei momenti difficili, per fortuna mi sono sempre ricordato di questo e mi dicevo: don't worry, che presto sarai di nuovo in camper, di nuovo in movimento, perché per me stare fermo è veramente una cosa difficile. Io non sono nato per stare fermo, ecco perché non giudico chi sta fermo. Non invito chi sta fermo a muoversi, anche perché, come ho scritto su Instagram, grazie alle persone, quindi grazie alle persone che scelgono come dimora abituale la città, okay, grazie a loro che tutto questo è possibile. Questo vuoto, questo spazio nelle spiagge, questi parcheggi che durante l'estate sono impossibili. Quindi certo, frate, mi hai lasciato un bel commento su Instagram, frate, è vero. Io non sono come gli altri che dicono: venite, fate questa vita, vivete in camper, questa è la libertà, come c'è. Ma che sei matta? No, continuate, io dico, continuate a fare quello che state facendo. Così c'è più spazio per chi vuole fare questo, ok? Anche perché poi guarda che non è facile fare sta vita, quindi è inutile che comunque chi poi faccia il semaforo o questo sta fermo, si capisce? No, era il semaforo. Quindi io, vedi, non credo che vivere in camper, specialmente full time, sia una cosa facile, perché uno si basa sempre su quello che vede nei video. Ah, che bello, che bello. Cioè, hai da fare comunque con carico, cioè tutte le difficoltà del camper. Io di mio, comunque di mio, non invito nessuno a fare questa vita. Perché uno dovrebbe fare questa vita? Perché uno dovrebbe vivere in mezzo alla strada? Cioè, perché? Perché dovresti dire agli altri di fare come fai tu? Cioè, cosa c'è di speciale nella tua vita che non c'è nella vita dell'altro? Le cose non sono mai quelle che sembrano. Rimani a casa, frate, come durante il Covid, rimani a casa, ok? Stay home. Ma chi te lo fa fare? E c'ha ragione, cosa, Armando, là, come si chiama?
vivere in camera, chi lo fa fare? Lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere. Oh, ma ti immagini entrare là dentro col camper e aspettare? Eh? Immagini perché dove? E tefe, tefe! Oh, Singa, aspetta là, eh. Oh, questo mobiletto, sto cosa qua è figo, ma mi casca sempre la roba mentre guido. Comunque sto facendo un paio di resi Amazon, uno alla posta e l'altro al DHL Point in questo paesino che non so come si chiama. E fa freddo. La gente qua, vabbè, qualcuno sta in maniche corte. Singhi, aspetta, aspetta, non ancora, aspetta, abbi pazienza. There's a good girl, aspetta Singhi, aspetta. Ora devo andare a sto negozio che sta a 32 metri da qua. Si chiama Your Office. Anzi, 50 da qua. Perfetto. Va bene. Arrivo subito, Singhi, ferma là. Ecco, Your Office. Eccolo, DHL Point. Vabbè, intanto faccio questo. Figo sto paesino. Chissà come si chiama. Ciao. Niente, questo reso non è possibile tramite DHL. La ritorna alla posta. Ah, si chiama Santo Stefano di Camastra, mi pare. Mi pare. Veramente, veramente un bel paesino questo, gente tranquilla, rilassata. Non sembra da essere in Sicilia, di carità, perché dalla fisionomia sembrano boh del altro posto. Sempre per TF Camper, sempre in direzione TF Camper. E vediamo quando arrivo. Allora, l'unica cosa che mi manca da comprare sono i pomodori. Vedi? Tutte ceramiche qua, ovunque vai, negozi che vendono ceramiche. Giosa, guarda, vedi? Bellissimo, bello, bello. Mazza. Guarda che figa pure sta casetta così, mamma mia che bella, di campagna proprio. Pure qua, guarda. Bello. Capito, vedete? Perché piangere due volte? Funerale completo. Ma che pubblicità è? Ma tu te ne rendi conto? Perché piangere due volte? Vabbè, alla fine ho messo 20 euro a 1,89 da IP. Potevo metterla là da Eni a Cefalù, non sapendo cosa mi aspetta più in là, perché devo prendere la strada, quella che fa le montagne, e di là di solito, bella sta casa, di là di solito costa molto di più. Vediamo, se trovo un'altra adesso, che ne so, 1,80 euro, ci metto un altri 20-30 euro. Questa parte qua, prima di arrivare a Capo d'Orlando, è molto bella e molto curata. Peccato che non c'è la spiaggia, è tutta ghiaia, tutti sassolini, no? Come si chiama ghiaia? Stai guardando, Singhi? Ho pensato di mettere una cosa che Singa, tipo, che sta più in alto, così vede la strada, perché lei fa difficoltà, vorrebbe, capito, guardare quello, no, che c'è là fuori, ma essendo una nana soffre.
Ah, e la cosa strana, che sto ragazzo, il benzinaio, stava fumando una sigaretta appena accesa. Ha fatto benzina a me e stava andando a fare benzina a un altro, la sigaretta in bocca. È strana, no, come cosa, cioè così proprio come. Cioè la cosa peggiore che puoi fare è fumarti le sigarette a una pompa di benzina, cioè pure. Cioè per legge proprio tu non puoi fumare. Boh, vabbè. Sì, dovevamo avere un po' più di fiducia. Allora, questo qua è Any Shop, Beni, Neuro e Neuro 81. Dai, Neuro 81, Neuro 87, come se fosse Neuro 84 alla fine. Comunque c'è gente che si fa servire, cioè come si fa a pagare Neuro e 94 il super servito perché non vuoi scendere dall'auto? Una 600 poi, ma come si fa? Boh, vabbè, non giudicare, nato straniero, non giudicare, non giudicare. Ah, sto tornato indietro, sono ritornato indietro, e l'unica strada che mi dà mappe per prendere la montagna è una stradina che tipo è così. Dai, sì, dai che se la passiamo, mamma mia, che solitona! C'ha un buonissimo tonno, cioè il loro tonno al naturale è buonissimo. Oh, guarda la Taiko, no, forse la T-Cross, T-Roc. Cos'era? È meglio, vedi, adesso mi sono ricordato che non mi funziona il sensore, comunque non so come funziona il coso dell'acqua calda, della temperatura, quindi non so mai. E mi ricordo quando era che ho fatto delle strade strane, si surriscaldava parecchio. Ah, questo signore vende i fichi d'India e l'uva, che sicuramente è del terreno suo. Questa è la cosa bella in Sicilia, capisci? I contadini che ti vendono le cose del loro terreno, che per qualcuno non sono bio, non sono perché hanno i pesticidi, le cose. Oh, non lo so, ma comunque vengono dalla terra siciliana e non giacciono nei frigoriferi per mesi, capito? Comunque sì, avranno i pesticidi, però è roba fresca fresca. È per benzinaio dove stavo prima. Ah, e sto paesino si chiamava, che l'ho appena passato, Acque Dolci. Oh, frate, sono appena entrato a Sant'Agata di Militello, che stavolta l'ho detto bene. Prima cosa che vedi appena entri a Sant'Agata di Militello è il cimitero. E sto percorrendo la SS 113, che è un po' più lunga, ripeto, ma è meglio. Quindi SS 113, non te demo, carabinieri. Dovevo avere più fiducia nella strada, però vedi, pensavo di prendere le strade di montagna. Guarda, 1,80 qua. Poi recuperi, non ti preoccupare, poi recuperi. Allora, ho fatto l'acqua, il carico dell'acqua gratis ieri, non ho pagato per la sosta in quella location proprio vicino al mare, che ero la casa più vicina, diciamo, al mare. Cioè, sta, dai, non si può pretendere, no? Tutto. Qualcosa devo pagare in più. La vita bilancia sempre tutto, frate. Toto. Tanto
continua a cascare la roba dietro e lo sai quanto dà fastidio, no? E poi ho deciso di prendere l'autostrada perché sta parte qua specialmente è piena di salite e ma è gratis. Ah no. Vabbè sì, è gratis. Per me è gratis. Allora ci provo, perché è la meno peggio, diciamo. Massa il verde qua quanto è bello. Bello. E la meno peggio, dicevo. E vediamo quanto duro. Quanto duro in... in autostrade. Guarda che viadotto, guarda che viadotto. Sarà la decima deviazione qua, la decima cosa di lavori in corso e la strada anche prima fa schifo. Si vede che ci stiamo avvicinando, no, a Messina. Non è che mi sa tutta l'autostrada è così. Ora la domanda è, no, come fai a pagarla se è tutta rotta, tutta è piena di buche, sai, i canaletti in mezzo, così, tutti quei spacchi ne avrò fatti almeno 200, sbum bum 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 bum, e quei cosi ti rovinano il mezzo. Mi sono fermato a un'area di sosta, nulla avessi mai fatto, nulla avessi mai fatto, frate, mi sono entrate 100 zanzare dentro, capito? E non è un danno quello? Oh, dar male è peggio, di nuovo diventa una corsia. È proprio un invito questo, quindi uno non si deve lamentare quando è così. È un invito. La vita ti sta dicendo lascia stare, non pagare. No, è interessante, pensavo, lavori in corso ma non c'è nessuno che lavora. Quindi non si capisce dove sono i lavoratori. L'autostrada è maledetta. Però allora, fino a Messina conviene. E dopo Messina posso anche uscire. Ovviamente non esco prima di Messina perché Messina è un casino. Cioè per attraversarla ci metterei un'ora. Ancora? No, allora, mi fa effetto perché io non ho mai visto una cosa del genere, cioè lavori in corso ogni 2 chilometri e non c'è nessuno a lavorare. È una descrizione la mia, ok? È un meravigliarsi di quello che vedo. Mi stava a chiedere, ma il lavoro in corso? Ah, penso non ci sono i lavoratori perché adesso è l'ora di pranzo, no? Sono le 13:55 e penso sono andati a mangiare, penso. Senti. Boom, boom, boom. No, ma che sei mai? Guarda pure questo pezzo. Ora, si era gratis. Se pagava, già sta, dicevo, ma che pretendi? Cioè, dovrebbe comunque essere buona, però diceva, non paghi, è a pagamento. E continua il lavoro in corso. Guarda che buca, guarda, oh, ci sono... Veramente ci sono delle buche assurde, cioè devo schivarle in continuazione, devo stare attento.
fai ridere sta cosa, meglio ridere, no? Sarebbe da piagne. È meglio ridere. E di nuovo. No, esco, esco. Esco, sono durato abbastanza. In autostrada, sono durato abbastanza. Mi sorprendo di questa cosa. Esco, vado a... No, a Rometta, ti ricordi dove sono stato? Sono stato già col camper là. Come si chiama quel posto che è comodissimo? Vabbè, comunque vado là e ho scritto a Fabio, vado domani. Penso che mancano tipo 100 chilometri. E domani in 2 ore ce la dovrei fare. E amen. Introdurre il biglietto. Ecco. Quant'è qua? 3,60 euro, certo, come no? Dove sto? Non ce posso credere. Allora, come funziona l'American Express? Ma com'è possibile?